Signori miei, benvenuti nell'episodio 3 qui su Borderland. In vostra assenza ho fatto tutte le missioni secondarie che avevo e non ci resta che ritornare da Sledge. Queste sono tutte armi nuove che ho ottenuto. Abbiamo questo pompa qua, molto preciso, veloce a sparare, lento un po' a ricaricare. Abbiamo la mitragliatrice leggera, il nostro solito cecchino. Come armi nuove abbiamo questa revolver esplosiva. No, questa qui devo vendere. Vabbè, lo butto, sti cazzi. Poi la solita mitraglietta. E abbiamo sbloccato un manufatto incendiario per la nostra abilità. Sì, che adesso i nostri pugni, mentre usiamo l'abilità, sono incendiari. Adesso non ci resta che ritornare da fare rapporto per la chiave che abbiamo preso nell'episodio precedente e vedere come si svolgerà la storia. Attenzione, salto della vita. No, Fritur, no, svaffanculo. Siamo arrivati, eccoci qua. Questo è il punto dove dobbiamo andare per andare avanti nella storia e incontrare questo Sledge. Arriviamo qua, dovrei essere a posto. Do una lottatina così in giro. Mamma mia, raga, per me è veramente una nostalgia incredibile. Avevo nel rigiocare sto Borderland, perché sono troppo felice di averlo, di portarlo. Tutto. Spero che comunque vi piaccia. Quello che hai affrontato finora non è nulla in confronto alla sfida che ti attende con Sledge. Non sottovalutarlo. Va bene. Consegniamo Sledge, la sfida finale. Sapevi che Shep Sanders ha dell'altro lavoro per te nelle Arid Badlands? Porca puttana, altra missione, l'avevo appena completata. Questo gioco ti carica di missioni secondarie, raga. Ok. Siamo qui in zona, manufatto iridiano, dobbiamo trovare un manufatto iridiano. Attenzione. In teoria siamo full di... Facciamo una bella strage qua. Bene, la mitragliatrice del cielo è troppo forte. Tra l'altro mi sa che il nostro personaggio si sta pure specializzando nelle mitragliatrici leggere, negli assalti, insomma, sembra una mitragliatrice leggera. Si sta specializzando perché infatti lo ricarichiamo molto più veloce, molto più rapide. Di norma sono armi lente, cazzo, però vedete, una volta che vi abituate, le usate spesso, le armi poi sono una bestia, raga, alla fine, cioè 67 colpi nel predatore, hanno molti danni, ci sono addirittura armi di queste qui che sparano per 3. Cosa abbiamo trovato di interessante? Un cecchino. Oh, raga, molto più danno e leggermente più lento. Questo. Ecco, no, questo è più forte del nostro. Attenzione, pure un pompazzo. Che è più lento a sparare, ma ha molti più danni. Raga, con molti intendo proprio molti. Vediamo, in caso lo usiamo. Vediamo come ci troviamo. Nel peggiore dei casi lo ricambiamo. Minchia, ma odio troppo, no? No, due colpi non sono, ecco perché ha tutto danno. No, non riesco, raga, devo avanzare. Porca puttana, ci vuole. Uccideteli tutti! Mi sono salvato la vita, mi sono salvato la vita. Uccidere! Quella tu. Uccidere! Ah, non la prendere la testa torrente, per cortesia. Ah, ok, la fanculo. Attenzione, buon uomo, ma mi sono cagato, raga, io stavo avanzando per i cazzi miei. E mi esce uno così dall'angolo. Questo è un minimo di rispetto, raga. No, raga, penso che per salire devo proseguire per di qui, eh. Poi penso che ci farà fare un giro che in qualche modo ci fa entrare. E ok, dai, dai, armiamoci di coraggio e andiamo avanti. Andiamo avanti, attenzione, questa montagna di sabbia, ci mettiamo qui a sparare. Oh, 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 oh. Questo personaggio è tipo un sadico bastardo. Che si nasconde qua. Warpon de corna, così lo eliminiamo subito. Altre granate che non mi servono, però le prendo perché le possiamo sempre vendere, raga. Fin quando sono blu, già dal blu in poi io le raccolgo per venderle eventualmente. Quelle bianche così normali, no? Guarda che bella l'ambientazione, raga. Sti avamposti, questo sito minerario così nel nulla. Allora, questa qui, raga, abbiamo una bella visuale.
Esatto. Che bello, raga, queste mondo sono così vuote dentro perché non potevano riempirle, quindi ti danno quell'aria di vecchio, ma bello allo stesso tempo. Nel frattempo, ragazzi, potenziamo le nostre abilità con il cecchino e facciamo salto duro. Che non si fa un cazzo. Oh, minchia, questo è molto più danno, ma è più lento, non mi piace. Questo pure. Però è incendiario, raga. Mica se mi tenta. Vabbè, faccio un tentativo, raga. Prendo quest'arma e faccio un tentativo. Ok, dovremmo salire qui. Tra un po' c'è il boss, raga. A tre colpi. Allora, vendiamo tutto quello che abbiamo da vendere. Ok, raga, abbiamo venduto tutto quello che avevamo da vendere e adesso ci dirigiamo verso il nostro boss. Vediamo come siamo messi all'abilità d'arme. Ecco, vedi, livello 4, le fucili d'assalto, addirittura 6, la mitra di vetro, attenzione, perché abbiamo usato all'inizio quella lì. Questo è un moltissimo. Bruto, e ha un potente scudo che dovrai scaricare prima di riuscire a fargli del male. Non lasciare che ti tocchi. Ecco, attenzione. Mi piace a Sledge. Sledge ammazza cose che non gli piacciono. Bam, Sledge. E poi questo personaggio lo ricorderemo di nuovo su Borderlands 2. Allora, questo ha un pompa che è fortissimo. È quello che lui sta usando attualmente, che poi lo vedremo. Porca puttana, ragazzi, che vi dico. Tanto bello, già sapevo un po' di danni da fare. Io, ragazzi, non lo questo è il nostro personaggio, come un cazzo. Questo è il nostro personaggio quando si incarta. Oh, questo qui è incendiario. Me lo prendo questo pelo di faccio. Oh, e questo è il fusilozzo che lui usava contro di noi. Due colpi rapidi, ma veramente forte. Qua abbiamo la chiave della cripta. Cioè il manufatto eridiano, che è un pezzo della chiave. Ti ho detto che la cripta è reale. Ciò che hai in mano è la chiave per aprirla. O almeno una sua parte. Esatto, vedi. Perfetto, a sto punto non dobbiamo fare altro che andarcene da qui e fare rapporto. Non ci sono delle cassettine segrete qua. Aspetta, aspettate, di solito ogni boss ha sempre la sua cassettina, raga, non vi fate illudere. Da qualche parte c'è. Sono il comandante Steel dei Crimson Lance dell'Atlas Corporation, compagnia di terza brigata stello trasportata. Sono appena stata informata del tuo arrivo su Pandora alla ricerca della cripta e che entro pochi minuti hai cominciato a uccidere i residenti e a creare problemi. Questo pianeta è sotto l'autorità dell'Atlas Corporation e qualsiasi manufatto eridiano trovato è proprietà dell'Atlas. Il possesso di tali manufatti prevede pene severe. Ti invito a consegnarti subito al più vicino avamposto Lens, a rivelare qualsiasi informazione e consegnare qualsiasi manufatto tu possieda. Consideralo il primo e unico avvertimento. Non ti preoccupare, non te rogno niente, non te rogno, boh, Ironstone, a fare rapporto. Prendiamo le nostre macchinucce e ci dirigiamo verso la zona. Tra l'altro dobbiamo anche pure accettare diverse missioni secondarie che ci hanno dato. Ok, prima di ritornare a fare rapporto ho fatto una missione dove dovevo sbloccare una delle pale eoliche che ci sono qua, che era piena di merda di rack praticamente. Questa qua, ce n'era una bloccata di queste cose che girano, delle pale eoliche, quindi adesso dobbiamo ritornare a Firestone a fare rapporto e tra l'altro abbiamo nuove missioni secondarie nel tabellone. Che diamine, hai ucciso Nine Toes e hai dato a Sledge quello che si meritava? Ti stai facendo una buona reputazione. Ho già contattato la Pierce per farti ottenere l'autorizzazione per raggiungere Dolledland. A questo punto puoi andare a New Haven. Perfetto. Beh, non sono incline ai complimenti, ma hai fatto un buon lavoro. Attenzione. I mod di classe sono oggetti legati ad una classe in particolare. Praticamente questi qui non sono altro che ti danno delle abilità
Intanto ti dà il 24% di energia di tutta la squadra, eventualmente giochiamo con altra gente, e in più ci dà il 1 su abilità salvaguardia, quindi avremo un perk bonus su una di queste abilità. Bisogna cercare soltanto qual è l'abilità salvaguardia. Ecco, questa qui è salvaguardia, vedi? Quindi noi lo dobbiamo considerare come se qua abbiamo 3 punti anziché 2. Porca puttana, abbiamo male dimensioni. Vabbè, io per adesso andrei avanti alla storia. Andrei e poi queste missioni me le vado a fare. Allora, quindi la missione principale che abbiamo è questa qui, andare via da Firestone. Purtroppo dobbiamo salutare questo bellissimo posticino che per me è sacro. Oh, no, questi qui me li devo investire, raga, perdonate. Morta, stronzo! Guarda come cazzo corrono, se ne stanno fottendo. Vabbè, sparei, corro. Perfetto. E possiamo andare a New Haven, che sarà un'altra di quelle bellissime città. Questo gioco è tutto bello, ragazzi. O è perché l'ho giocato quando ero piccolo, perciò per me, sai, c'è sempre un gioco che magari voi fate da molti anni fa e poi rigiocarlo vi dà sempre quella sensazione. Magari per me è solo per questo, magari a molti di voi fa cagare questo gioco, però per me è un gioco fantastico questo. Ciao, troppo bello, ragazzi. Allora, credi che la cripta sia vera, eh? Ne parlano tutti. È la cosa più importante capitata qui da tanto tempo. Pensa alla gente che attirerà. Senti, se la dovessi trovare, ciò che si trova al suo interno potrebbe valere una fortuna. Ma solo se troverai il socio giusto che ti aiuti a vendere. Allora, siamo soci. Vabbè, Marcus, il solito. Sempre che lui sembra affari, soldi e quant'altro. Comunque dobbiamo parlare con il Claptrap che ci sbloccherà il Sto passaggio. scaricando e analizzando il tuo campione di DNA. Stato umano confermato. Accesso a Dol Headland concesso. Rimani in attesa mentre attivo il cancello. Perfetto, adesso lui ci sbloccherà la strada. Grazie. Siamo qua, raga, attenzione. Guarda che bello questo posto, raga. Guardate come questi luoghi fatti da ossa di scheggo, comunque animali che vivevano magari in ere passate qua in zona, su Pandora. Andare via da fare, questa missione completata. Caccia grossa Salve! e Atlas salvataggio Meeting ha gigante. delle nuove missioni disponibili! Sei disponibile? Vabbè, lui è quello appunto che ci darà alcune missioni qua. Noi non dobbiamo fare altro che volare. Tra l'altro abbiamo un mini boss che pensate che lo andiamo a fare. Skegzilla, per non dire Godzilla. Lucky è un mio vecchio amico. E con vecchio amico intendo un povero stronzo che ha armeggiato con gli organi genitali di mia madre. Pare che sia nei guai, perciò raggiungilo e cerca di farlo sopravvivere abbastanza a lungo in modo che sia io ad ucciderlo la prossima volta. Qua possiamo stare con questo combattimento, tra altro sarà un duro combattimento, però forse ci darà abbastanza esperienza da salire a livello 20. Ok, ci siamo, via. Siamo nella sua tana praticamente. Porca puttana, vedete l'urlo? Pensiamo l'esca. Oddio, arrivo. Puttana, sta arrivando. Ed eccolo qui, Skegzilla. Siamo saliti al 20 però, vedi? Minchia, raga, ma guardate di armi che abbiamo trovato. Ah, questa è una per il soldato, non è per il nostro personaggio.
Qua altri cecchini. Tutti lenti però sti cecchini che abbiamo trovato. No, sti cazzi, dai, mi sono compiuto. Ok, a sto punto possiamo salvare Lucky, ma non prima di metterci un punto abilità. Ovviamente questo qui è un personaggio, raga, dove dovete maxarli tanto la sua resistenza. Questo è un carro armato, voi dovete vedere questo personaggio come un carro armato. Voi dovete renderlo resistente e con i danni, perché la vostra abilità quando è potenziata per bene è più forte di qualsiasi altra arma che avete. Qua raga, guardate, tanto che mi elimino, guardate qua raga che ambientazione che c'è, tipo un villaggino così nel nulla con uno che hanno rinchiuso nel cesso. Dobbiamo uccidere 15 banditi in questa zona. Ok raga, li abbiamo eliminati tutti. Qua abbiamo trovato un'altra fucile d'assalto che potrebbe essere interessante, però a 18 colpi. Oh, mitraglietta, raga, attenzione, ma esplosiva. Ecco, le mitragliette esplosive secondo me sono una delle armi più forti, cioè diciamo della categoria di arma più forte da trovare esplosiva, perché le norme, nonostante sono esplosive, come vedete sono pure veloci a sparare. Oddio, oddio, no 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 no, no. Questo è duro. La mia faccia! Oh, ciao puttana, ragazzi, scioglie. Ok, raga, abbiamo venduto tutto quello che potevamo vendere. Possiamo finalmente salvare Lucky. Cosa? Dov'è il bastardo? Nel cesso, guarda che ambientazione, ragazzi. Uno nel cesso, rinchiuso qua in questa taverna nel nulla. Mamma mia. C'è dato uno scudo che fa cagare. Ehi, hey, grazie mille per aver aiutato quel coglione. Così dopo sarò io ad ucciderlo. Anche se mi duole ammetterlo, nessuno conosce la zona meglio di Lucky. Forse potrebbe tornarti utile, almeno finché è ancora vivo. Dobbiamo dare soltanto energia a questo posto. E qua c'è un generatore. Dobbiamo attivare. Uno è qua sopra, lo andiamo a attivare subito. Shottato. Ecco. Ok, possiamo ritornare. Possiamo ritornare lì a fare rapporto. Sistema di spostamento di Pandora. Ora in funzione. Ok, vabbè, ci ha sbloccato lo spostamento radio. Guarda dove la macchina che abbiamo chiuso prima. Bastardo. Mamma mia, ragazzi, siamo dei fenomeni. Ok, torniamo qua al bar. A fare rapporto. Ecco qua, Loki, ancora stai cagando. Oh, Dio mio, pattuglia di runner distrutta. Signori miei, io direi che per questo episodio ci salutiamo qui. Noi ci vediamo nel prossimo episodio qui con Borderland. Ciao, belle mie.